Buono il secondo tentativo con Oviedo Pub che va davanti su Masterpiece C all'arco. Numero 4, Orchidea Press squalificato. Panfollia mentre sbaglia Orchidea Press, terzo allo steccato è Prophet B, intanto Panfollia ripiega nella scia di Oviedo. 15 e 9 il lancio, lunga fila indiana al primo passaggio di fronte alle tribune, Oviedo, Panfollia, problemi per Masterpiece C che sbaglia. E allora in terza posizione rimane Prophet B. Numero 1, Masterpiece C squalificato. Poi Oregon Jolly, Nemesi Rab e Mito di Azzurra, 14 e 9 la seconda frazione di Oviedo. E ora il passaggio ai primi 600 metri in 47 abbondante. Sulla retta opposta alle tribune le posizioni non cambiano, sono rimasti in 7, Oviedo a guidare su Panfollia, Prophet B, Pepe Tav, poi ancora Oregon Jolly, Nemesi Rab e Mito di Azzurra, 15 e 3 la quarta frazione, 1 e... 2,5 per i primi 800 metri. E ora il primo chilometro per Oviedo sul piede dell'1,18. Prezzo del secondo passaggio di fronte alle tribune, Oviedo, Panfollia, Prophet, Pepe, Nemesi che ha mosso all'esterno, la segue Mito di Azzurra che chiude allo steccato, Oregon, Jolly. 15 è una frazione per iniziare il secondo chilometro, in bocco della penultima curva, con Oviedo sempre in vantaggio, Panfollia che si affaccia in corda, Prophet a largo, Nemesi, poi Pepe, Mito di Azzurra che si lancia a centropista. 16-3 la penultima curva, Oviedo leader, Panfollia a ridosso, Mito che avanza, 4-50, Oviedo di galoppo, Pav, Panfollia in vantaggio, Mito che prova l'attacco, 14-6 la retta di là, con Panfollia, mezza di vantaggio sul Mito di Azzurra, poi Nemesi con allargo Pepe, ancora Oregon Jolly, 200 per venire a casa, Panfollia, Mito che ci prova, Pepe che si lancia in terza ruota, 100 alla conclusione, Panfollia, poi Nemesi, Mito, Pepe a centropista sul palo, Panfollia, poi Mito, Pepe, Nemesi e Oregon, questo potrebbe essere l'ordine, il successo per Panfollia, Emanuele Mattei in 1,17,2 la media, 29,5 il quarto finale, 44,1 gli ultimi 600 metri, bel primo piano per questo portacolori del signor Roberto Lombardi, Mito dovrebbe avere... Sì, senz'altro ha preceduto Pepe Tab che dovrebbe aver battuto Nemesi Rab per la terza moneta, Panfollia, Roberto Lombardi, training e guida di Manuele Matteini, 3,15 la quota al totalizzatore, 1,17,2 la media al chilometro.